Innanzitutto il più cordiale benvenuto a Luciana Castellina, giornalista, militante politica, si è iscritta al PC nel 47, partito da cui è stata radiata nel 69 quando è diventata uno dei fondatori del Manifesto. Per le sue pubblicazioni ricordiamo La scoperta del mondo, entrato nella cinquina finalista del premio Strega nel 2011, e Siberiana, vincitore del premio Vallombrosa nel 2012. Purtroppo Milena Agus, che vive a Cagliari, dove insegnano liceo artistico, non può essere fra noi perché la mamma ha dei problemi di salute. Dalle pubblicazioni di Milena ricordiamo Mentre dorme il pesce cane, Mar di pietre, Ali di babbo, La contessa di Ricotta, Sottosopra, tradotti in più di 20 lingue. Milena Agus ha ricevuto numerosi premi letterari, tra i quali il prestigioso premio di Marimò. Con noi Sandra Telone, ha insegnato letteratura francese nelle università di Pisa, Firenze e Cagliari. È autrice di volumi e studi su grandi scrittori fra 8 e 900, in particolare Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, su cui ha anche organizzato dei recenti convegni. Ha curato la sola edizione integrale pubblicata in Francia del Congresso internazionale degli scrittori per la difesa della cultura, che si tenne a Parigi nel 1935. È stata a lungo corrispondente e poi collaboratrice del Manifesto. Alcune pagine scritte da Milena Agus verranno lette da Massimo Tarducci, attore, una lunga carriera iniziata alla scuola di Gassman, che l'ha portato ad attraversare esperienze artistiche disparate, teatro, cinema, TV, ma con un occhio sempre attento alla qualità. Non solo un attore, ma anche un regista, uno sceneggiatore, un autore, che ha appunto alcune pagine scritte da Milena Agus per farci conoscere le sorelle porno del libro. Il libro, che appunto si offre oggi alla nostra riflessione, indaga la storia drammatica del conflitto sociale tra braccianti e agrari che imperversò in Puglia negli anni 40, concentrandosi su una vicenda misconosciuta, interessantissima, il linciaggio delle sorelle Porro, ricchissime agrarie, brave donne, ben educate e ingenue, da parte di un centinaio di persone riunite nella piazza del municipio di Andria il 7 marzo 1946, dove si sarebbe dovuto tenere un comizio di Giuseppe Di Vittorio. Uno sparo improvviso che sembra provenire dal palazzo dei Porro, rivolto verso la piazza, desta l'attenzione della folla. Milena Agus racconta tra realtà e immaginazione le vicende delle quattro sorelle Porro, di cui appunto vi leggerà Massimo qualcosa, Massimo Tarducci. E Luciana Castellina inquadra il fatto nel contesto storico-politico anglo-contemporaneo. Do subito la parola a Sandra Telone, va bene?